La botta è stata dura e non sarà facile archiviarla. Marco Iannitello è tornato ad Arezzo per ritrovare quella pace che è stata violentata domenica mattina nell'androne di casa sua a Roma. Per l'attore aretino, con già numerose esperienze artistiche, è stata una brutta avventura che solo per caso non è diventata tragedia. Questa signora mi fa buongiorno, eh? Salve signora. Proseguo. E questa all'improvviso, fortunatamente. Perché se non mi dice niente non ero qua a raccontarlo. Mi fa: ti ammazzo figlio di... E io mi giro e mi arriva praticamente una coltellata nella mano che mi ha quasi trapassato. E io lì per lì non avevo nemmeno capito cos'è che mi aveva colpito. L'attimo dopo me ne arriva un'altra che mi prende l'occhio, che mi buca la cornea e la palpebra. Io ho quattro punti nella cornea e mi buca la palpebra. E lì nasce una colluttazione che riesco comunque a bloccargli le braccia, ma questa signora continuava comunque a voler... Una forza incredibile. Incredibile, incredibile. È una signora che conoscevi? Mai vista. Però poi ho saputo che abitava nello stesso palazzo. Sono un po' terrorizzato, cioè... A 27 anni un po' mi scoccia dormire la notte con la luce accesa e la camera mia chiusa a chiave, cioè. Ci dispiace anche che questo episodio ti abbia compromesso un lavoro che avevi in itinere. Sì, praticamente dovevo cominciare a girare la serie Gomorra per Sky e mi è saltato tutto perché iniziano praticamente a giorni.